Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Shamila e oggi vediamo come dipingere una bocca con l'acquerello. I materiali come sempre sono elencati qua sotto nella descrizione del video. Comunque userò pochi colori, soltanto il terra di siena naturale, due rossi, uno più caldo e uno più freddo e il blu oltremare. Tra i vari pennelli che userò vi segnalo soprattutto questi a bombasino della Borciani Bonazzi. E la carta è una Fabriano 100% cotone che fisserò con dello scotch di carta a una tavoletta rigida. Un altro materiale che però è completamente facoltativo è il fluido mascherante che sto usando per preservare i punti luce e che daranno un effetto lucido. Quindi se non volete l'effetto lucido ignorate pure questo passaggio. Una volta asciugato completamente posso bagnare tutto, quindi non soltanto le labbra, non soltanto intorno ma ovunque. Bagno tutto il mio foglio passandoci più volte per assicurarmi di aver distribuito per bene l'acqua in maniera uniforme. Quindi nei video vedete è sempre tagliato, non mostro tutto il tempo in cui bagno la carta, però sappiate che ci sto un po' per appunto assicurarmi che l'acqua sia distribuita completamente sul foglio in maniera uniforme, facendo dei movimenti appunto orizzontali, verticali, e quando mi sembra bagnata in maniera uniforme posso andare avanti. Sul bagnato quindi comincio a distribuire il mio tono di base, che è un tono pelle che ho ottenuto mischiando il terra di siena naturale, del rosso pirrolo che è un rosso caldo e un quinacrido nerosa che è un rosso freddo. Però per farla più semplice, se avete il terra di siena naturale ancora meglio, altrimenti utilizzate un ocra oppure ancora un giallo con una puntina di blu e lo mischiate ai rossi che avete, aggiustando poi in proporzione per ottenere questa tonalità che andrete quindi a stendere ovunque, come vedete. Ora sto rinforzando con un colore più carico, quindi lo stesso mix di prima però meno diluito, con meno acqua. E stavolta quindi mi concentro sulla forma delle labbra. Uso lo stesso tono leggermente più diluito per scurire anche un po' la pelle intorno alle labbra, sennò sarebbe rimasta veramente troppo chiara, magari lasciando un leggerissimo bordino intorno alle labbra. Stavolta ho inserito un po' più di rosso nel mio mix, in questo modo comincio a dare una colorazione alle labbra che le distingua dal resto. Però attenzione a non esagerare, non fare le labbra troppo rosse, altrimenti c'è subito l'effetto rossetto che, se è voluto bene, altrimenti toglierà un bel po' di naturalezza. Chiaramente poi ognuno ha un colore leggermente diverso delle labbra, però come principio generale ricordatevi di partire dallo stesso tono che avete usato per la pelle e di aggiungere un po' più di rosso. Sto anche cominciando a usare un movimento verticale per cominciare a creare quell'effetto di pelle non perfettamente liscia e tirata delle labbra. Una volta completato questo passaggio possiamo asciugare e passare al passaggio successivo. Stavolta lavorerò sull'asciutto cominciando a mettere qualche tono scuro, quindi ho usato gli stessi colori di prima però con una puntina di blu oltremare. Metto questo colore sul foglio con un pennello e poi con un altro pennello umido lo vado a sfumare. Così da un lato avrò un margine piuttosto definito, quello in basso, mentre in alto manterrò una bella morbidezza, mettendo per esempio un tono più rossastro come ho fatto qui e poi il pennello bagnato, così si crea una sfumatura. E poi mi aiuto con un pennello piatto per mantenere l'area non completamente omogenea, perché secondo me è più realistico. Aggiungo il colore anche sotto dove ho prima bagnato e non vado ovunque con il colore, ma solo nei punti che voglio intensificare e scurire. Ai lati delle labbra il colore è un po' più scuro, mentre andando verso il basso continuo a sfumarlo per renderlo un pochino più chiaro. E faccio anche l'ombra sotto al labbro inferiore utilizzando un tono più violaceo, simile a quello che ho usato prima per i lati delle labbra, e con il pennello piatto mi aiuto a mantenere la forma che voglio, quindi guido un po' il colore.
possiamo di nuovo asciugare e passare al nostro terzo strato. Anche qui bagno tutto completamente perché voglio intensificare in maniera morbida sia l'incarnato, come vedete, sia le ombre e le parti rosse delle labbra. Come potete osservare, le parti più scure sono proprio il centro delle labbra, quindi per quanto riguarda il labbro superiore la parte più bassa, per quanto riguarda il labbro inferiore invece la parte alta, proprio perché c'è il labbro superiore che proietta una piccola ombra sul labbro inferiore. Chiaramente questo è valido se la fonte di luce arriva dall'alto, come avviene comunemente. Non lasciate la parte dei denti completamente bianca perché anche quella è in ombra, quindi con un tono leggermente violaceo create l'ombra nella parte superiore e poi come al solito la sfumate un po' con l'altro pennello. Dopo aver asciugato sto rimuovendo il fluido mascherante e vado ad aggiustare un po' qua e là quei punti che erano rimasti bianchi. E poi mi dedico a rinforzare ancora, stavolta sull'asciutto, le ombre, sempre utilizzando appunto questi due pennelli, con uno metto il colore e con l'altro sfumo. Cerco sempre di fare attenzione al colore che metto per non rendere le labbra troppo violacee, ma lasciarle con questo colore molto intenso e però allo stesso tempo naturale. Se avessi usato soltanto un rosso, il risultato sarebbe stato veramente molto più artificiale. Con questi movimenti sto levando un po' di colore, quindi il pennello è pulito e appena umido, in modo tale che si crei questo effetto di texture che secondo me è molto realistico. Servono adesso dei punti scuri ai lati della bocca, come sempre li sfumo un po'. Sia all'interno, cioè nella parte dei denti, sia all'esterno, proprio agli angoli della bocca. Ci siamo quasi, ma voglio bagnare per l'ultima volta tutto il mio disegno. Quando bagno e c'è già il colore, bisogna attuare una pressione molto molto leggera della mano, perché voglio recuperare ancora più morbidezza e dare un'ultima mano di colore per rendere queste labbra ancora più vive. Quindi inserisco il mio tono rossastro, come vedete, sempre un po' verso l'interno delle labbra, anche perché così l'esterno rimane molto sfumato e molto morbido. Poi non mi sono soffermata molto sulla pelle intorno, però ci sono dei volumi che sono anche molto importanti lì, ad esempio ai lati della bocca vedete che sto mettendo del colore un po' più scuro verso l'alto per dare l'impressione che la bocca fa parte di quei volumi, sia ben integrata al volto e non sia semplicemente una cosa attaccata sopra e bidimensionale. Se non avete usato il fluido mascherante e volete comunque aggiungere dei punti luce, potete farlo anche in questa fase, cioè alla fine, utilizzando della tempera bianca oppure dell'acrilico bianco. Bene, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Non vi scordate di lasciarmi un mi piace e iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti. Io vi auguro buona pittura e ci vediamo presto nel prossimo video.